Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi è il 30 novembre e quindi ecco a voi un nuovo video delle letture del mese. Prima di entrare nel merito e di dirvi quindi quali e quanti libri ho letto durante il mese di novembre, ci tenevo un attimo a chiarire una serie di cose. Per chi ha visto il video di domenica scorsa avrà insomma capito che in questo video vi parlerò di alcune importanti novità che riguardano il canale. Ve ne inizio ad accennare qui perché non so se puoi fare un video a parte, francamente dubito, ecco, quindi insomma i primi minuti di questo video saranno dedicati a questo tema. Allora, io ho aperto questo canale il 5 di agosto e quindi oggi siamo comunque a fine novembre, diciamo anche inizio dicembre, per cui è comunque un momento nel quale mi sento di poter fare un bilancio e credo che ognuno di noi lo fa ogni dicembre della propria vita. E ovviamente i numeri della mia pagina sono ancora piccoli rispetto a quelli di tanti booktuber che io seguo, però come ho già avuto modo di dirvi, per me non sono importanti i numeri, ma quello che conta è il fatto che magari uno dei libri che a me è piaciuto particolarmente o non è piaciuto affatto possa in qualche modo farvi vedere le cose da un altro punto di vista, e posso garantirvi che nelle letture del mese di novembre ce ne saranno parecchi. In realtà però questo spazio era nato ad agosto come uno spazio che volevo ritagliarmi per me, volevo parlare appunto dei libri, delle letture che faccio, dei libri che adoro e che mi piacciono, e l'obiettivo principale era registra un video quando vuoi. Poi sapete come funziona, nel momento in cui incominci a vedere tante visualizzazioni, alcuni commenti, condivisioni, come si dice a Napoli, incominci ad azzeccarti, e quindi mi sono ritrovata a seguire tutto sommato anch'io una programmazione abbastanza stabile, il martedì e la domenica. Se non che io nella vita faccio tante altre cose, anche se può sembrare strano visto che leggo molto, quindi qualcuno potrebbe dirmi ma tu passi tutta la tua vita a leggere, in realtà no, faccio tante altre cose e sono arrivata a novembre con la consapevolezza che devo incominciare a studiare per gli esami del primo anno della magistrale, perché fino al 31 ottobre avevo in mente la laurea, insegno italiano agli stranieri e non solo, devo anche comunque ritagliarmi del tempo per fare un video che, voglio dire, alla fine non mi costa niente in sé per sé, però comunque del tempo che devo cercare di trovare. Quindi da oggi in poi io non caricherò più con una certa frequenza e cadenza video sul canale, anche perché il martedì devo pensare al book tag da fare, per quanto io ne abbia a quintali, ne abbia selezionati tantissimi, è comunque un po' un impegno, ecco, che a volte, come avete potuto vedere soprattutto nell'ultimo periodo, non avevo proprio il tempo materiale per registrare il video, e automaticamente perché leggevo tanto e concentravo troppo la mia attenzione sul leggere, non sullo studio, perché dicevo leggi questi libri così poi ne parli sul canale, e quindi ho bisogno di prendermi una pausa da un certo punto di vista, non perché mi sia scocciata o altro, anzi ringrazio tutte le persone che nell'ultimo periodo stanno commentando, ho visto addirittura che ci sono seguaci nei secoli fedeli quindi questo non può che farmi piacere, però insomma ho bisogno un attimo di tra virgolette staccare. Quindi per tutto il mese, adesso vedrete le letture del mese di novembre, già vi anticipo che quelle di dicembre e di gennaio saranno raggruppate in un unico video a fine gennaio, in modo tale che comunque anche nel periodo natalizio ho modo di leggere di più, se non ho voglia comunque di fermarmi, e di fare poi un video insomma più generale. E poi nel mese di novembre e di dicembre non è che vi abbandono, perché comunque sulla pagina caricherò comunque un pensiero, un quiz libroso ci sarà sempre, però magari ecco ogni tanto caricherò qualche video in base al tempo che ho e alla voglia soprattutto che ho di farli. Quindi ci sarò, ma da un certo punto di vista vi lascio un po' in pace per un periodo, anche perché comunque a gennaio ho in mente di aprire tante nuove rubriche, quindi approfitto anche di novembre e di dicembre come di un periodo per poter in qualche modo incentivare la pagina, la pubblicità, i contatti, ecco, in modo poi da avere una base più forte sulla quale poi impiantare questo mio progetto da gennaio in poi. Detto tutto ciò, andiamo nel merito della faccenda. Allora, questo mese ho letto tanti libri, tra loro molto diversi, alcuni anche molto brevi, in generale ne ho letti 4, di alcuni poi già vi ho parlato nello specifico
in alcune recensioni, quindi poi vi rimando lì, ecco, nel caso specifico. Allora, l'ordine nei quali ve li cito in realtà è un ordine semplicemente casuale, ecco, non si tratta di preferenze o di altro. Allora, di certo il primo libro che vi nomino sono I tre giorni di Pompei di Alberto Angela. Perché? Perché nel video delle letture di ottobre vi avevo detto che c'era questo libro a metà tra il saggio e il romanzo che stavo leggendo e che ovviamente però non l'avevo ancora finito. Invece a novembre ce l'abbiamo fatta. Ovviamente la decisione di leggere questo libro questo mese è dovuta al fatto che il 22 settembre, se non erro, sì, c'è stata la puntata appunto di Alberto Angela dedicata a Pompei. Quindi dopo tanti anni mi sono decisa a rileggere nuovamente questo libro, anche se già all'epoca ricordo che l'avevo amato proprio alla follia e quindi non sto qui a dirvi che anche questa volta l'ho adorato. In particolar modo posso dirvi che questo libro ritengo che sia non solo uno dei migliori comunque di Alberto Angela, ma in realtà il libro perfetto per chi non ama la storia, ma in qualche modo vuole conoscere qualcosa in più sull'impero romano. Perché, secondo me, è una sintesi tra i due libri che lui ha scritto precedentemente, e cioè Una giornata in antica Roma e Impero. Vi lascio le copertine da qualche parte, non so dove. Perché? Perché in Una giornata nell'antica Roma si parlava, appunto, seguendo una scansione più o meno di 24 ore, una giornata tipo nell'antica Roma. E quindi si parlava delle case, dell'abbigliamento, usi, costumi e quant'altro. Nell'impero e nel libro invece Impero si seguiva il corso di una moneta per fare il giro nelle diverse parti dell'impero e anche lì vi erano numerosi richiami al libro precedente. Pompei unisce entrambe le cose perché nei tre giorni precedenti l'eruzione viene narrata la vicenda di questa donna, Rectina, che è sopravvissuta e che quindi da un lato vi permette di vedere la vita quotidiana degli antichi romani, l'arredamento, le abitudini, quindi in cosa fossero molto simili a noi e in cosa invece fossero completamente diversi, però dall'altro lato Pompei era anche una città dove provenivano tantissime merci, tantissime persone di nazionalità diverse, quindi unisce secondo me entrambi i libri, per cui insomma poi ovviamente se qualcuno di voi adora tutta la vicenda di Pompei ritroverà anche delle notizie molto utili perché comunque accanto alla forma del saggio avete, scusatemi, accanto alla forma del romanzo avete anche la forma del saggio, quindi comunque anche una certa precisione nel ricostruire delle vicende. E poi ci sono ovviamente gli inserti fotografici che ho trovato divini. In tutto questo ci tengo però a dirvi che chi ha visto un vari bookshelf tour, insomma, ha potuto capire che io adoro Pompei o comunque il mondo dell'antica Roma. Ebbene, qui voglio fare un ringraziamento speciale a Angela Cannucciari che doveva inviarmi un libro, poi a grande sorpresa mi ha inviato anche questo, cioè Pompei di Robert Harris, che non ho ancora letto, ma che ho visto essere, almeno dalla costina, insomma, ho letto un po' la trama, sembra molto essere molto simile a Pompei, però parla di un personaggio specifico che nel libro di Alberto Angela viene citato, viene anche, se ne narra anche la vicenda, però qui mi sembrerebbe essere il protagonista. Quindi, insomma, magari un giorno vi farò un video speciale a tema Pompei, quel libro, questo e quest'altro di cui poi già mi pare di parlare nell'autumn book tag, e cioè Vesuvius di Marisa Ranieri Panetta, famosa archeologa. Quindi magari un giorno, ecco, all'anno nuovo, video nuovo. Ok, allora, il secondo libro invece sono stati due saggi, secondo e terzo libro sono stati due saggi molto brevi, di 100 pagine ciascuno, e cioè Scemocrazia, non mi ricordo al momento l'autore, e Verde Brillante, anche qui non ricordo l'autore. Allora partiamo dal primo. Scemocrazia, già il titolo è emblematico, l'ho conosciuto grazie al canale Il Paradiso del Lettore, che è un canale che ha pochi iscritti, ma credetemi, ne meriterebbe molti di più, perché Benedetta, che è colei che cura questo canale, riesce a fare delle recensioni molto interessanti in 3-4 minuti. E con lei, ogni volta che le carica un video, io sono contentissima, vado sempre perché trova anche libri di nicchia, libri molto particolari, e tra questi c'è proprio Scemocrazia, che è un testo ovviamente molto ironico, satirico, anche con un tono polemico abbastanza forte, nel quale si mettono in luce i scemi del momento, cioè i miti, veri o presunti, che in questo momento dominano la società. Quindi cosa c'è di vero o cosa c'è soprattutto di falso in quelle culture o comunque in quelle notizie che vengono diffuse al giorno d'oggi e nelle quali noi ovviamente spesso crediamo perché le prendiamo per vere. Quindi è anche
un aspetto interessante per quanto riguarda le fake news, o comunque insomma io l'ho trovato molto carino perché è un affresco della società odierna. Io mentre lo leggevo non potevo non identificarmi nelle persone, in molte delle persone che mi circondano, e quindi è un testo che, ripeto, è 100 pagine, ma lo leggete in un attimo, anche perché non l'indice è strutturato secondo tipologie di scemi, mettiamola così. Quindi voi non necessariamente dovete seguire un ordine, ok? Vi può interessare quella particolare tipologia, andate a leggere e scoprite cose veramente, insomma, simpatiche. A me molte, molte cose hanno fatto riflettere. Il libro che però ho anche amato è appunto Verde Brillante. Questo qui lo trovai perché se ne parlò in un programma di Massimo Ranieri e mi colpì tantissimo perché si metteva in campo una possibilità, ossia che le piante potessero in qualche modo sentire. E ovviamente per chi ama la natura, ma anche per chi non la ama o comunque non è così vicino ad essa, c'è sempre stato questo grande perché. Cioè le piante sentono, possono sentire, percepiscono se qualcuno le tocca, le rompe, se c'è un incendio o quant'altro. Ovviamente molti degli studi oggi si concentrano proprio su questo, e magari molte delle notizie voi le conoscete anche, per esempio il fatto che se un albero è malato, tutti quelli vicini tramite le radici gli inviano i nutrimenti. Oppure un albero, per esempio, non so se qualcuno di voi lo sapeva, ma non ha degli organi vitali come i nostri, ma ogni cellula è completa in se stessa, cioè è l'unità centrale di tutto l'albero. Questo cosa significa? Che se voi tagliate un albero a metà, l'albero comunque sopravvive. Se lo fate con un uomo, di certo no, almeno non ancora, ecco, perché oggi ho sentito la notizia di un ricercatore cinese che è riuscito a dar vita a due gemelline, una delle due col DNA modificato, quindi stiamo arrivando veramente all'assurdo da un certo punto di vista, non lo so, sarebbe interessante analizzare questo argomento, però comunque è... Su certe cose io alcune notizie già le conoscevo di cui si parla in questo testo, altre per me erano completamente nuove e le ho trovate interessantissime, soprattutto perché l'idea che le piante non sentano è di lunga lunga memoria. Quindi è un testo che io vi consiglio veramente di leggere perché secondo me vi fa rivalutare il rapporto tra voi e la natura. Secondo me, dopo aver letto questo libro, la mattina non vi alzate più pensando che l'albero è solo un albero e che lo stelo d'erba è solo uno stelo d'erba. Addirittura io a volte mi è capitato, insomma, di rompere una foglia per errore. Da che io ho letto questo libro manco morta, cioè proprio perché so che la foglia comunque ha il suo perché. Quindi anche calpestarle in autunno mi dispiace tantissimo adesso. Quindi è un testo che secondo me, non dico vi faccia venire il pollice verde, però vi fa rivalutare moltissimo il fatto soprattutto che noi esseri umani, se la vita è possibile sulla Terra, è perché ben il 98% della massa terrestre è costituita da piante che producono anidride carbonica, ossigeno, azoto, senza le quali noi non potremmo vivere. Invece le piante vivono, sono, sì, questa è la classica distinzione, sono organismi autotrofi, cioè producono da sé il proprio nutrimento, e quindi questo mi fa capire una cosa, che se noi distruggiamo la natura, il problema non è della natura, perché la natura in un modo o nell'altro sarà lei a distruggere noi, perché noi dipendiamo dalla natura, lei no, molto semplicemente. E poi passiamo all'ultimo libro, l'ho lasciato per ultimo, non perché non mi sia piaciuto, ma semplicemente perché ho fatto una recensione apposita, quindi poi vi rimando a quella lì, e cioè Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Questo classico che mi ha lasciato alquanto interdetta, quindi qui non mi dilungo, vi lascio ovviamente lì la recensione, e vi consiglio di vederla, insomma, non perché l'ho fatta io o perché io sia un grande luminare della letteratura, ma semplicemente perché, insomma, può essere interessante vedere un punto di vista diverso. Perciò vi dicevo, questo spazio è nato con l'obiettivo di essere diverso un po' da tutti gli altri. Io adesso ho finito, quindi vi saluto, vi auguro ovviamente buone feste, perché penso che non ci vedremo, non lo so, insomma, quindi vi auguro buone feste, soprattutto vi auguro di passarle con le persone che amate di più e soprattutto con coloro che vi fanno stare bene. Bene, anche se state da soli, ma state bene con voi stessi, state pur certi che le vostre feste saranno divine. Noi ci vediamo cammin facendo, non so quando, insomma, e di certo ci vedremo all'anno nuovo, quindi un bacione a tutti voi e ricordatevi, ora più che mai, che la lettura sia sempre con voi. Ciao!